Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi testiamo insieme le novità succulente di Sephora. Abbiamo tutti i prodotti super costosi, ma vediamo se vale la pena di acquistarli oppure no. Mollettine prima di tutto, così leviamo i capelli di mezzo e direi che cominciamo dalla base. Abbiamo il nuovissimo fondotinta di Tarte, questo qui è il Sea Hydroflex Serum Foundation. A me hanno gentilmente inviato la colorazione 20N Light Neutral. Questo qui è l'applicatore, io l'ho provato per adesso solo un paio di volte, o proprio per avere una first impression. Il colore è leggermente scuro per me, ma per oggi cerchiamo di farlo funzionare. Per restare in tema Sephora, vado ad utilizzare questo pennello per il fondotinta che è lo 06, che ho già provato in passato e mi è piaciuto parecchio. Anche il pennello del correttore è molto carino. Vado a stendere il fondotinta e appunto, già come dice il nome, questo qui è un fondotinta siero, quindi è molto leggero sulla pelle, molto acquoso. Però comunque mi è sembrato avesse comunque una buona coprenza. Non ha una coprenza alta, ovviamente. Uniforme bene l'incarnato, cioè dà comunque un qualcosa, non è uno di quei prodotti che metti su e non si vede assolutamente nulla. Che poi dipende un po' dal mood, perché ci sono delle volte in cui anch'io voglio utilizzare quella tipologia di prodotti, quindi un qualcosa che vada semplicemente a uniformare senza coprire, cioè che sembri proprio la mia pelle. Però questo succede più che altro quando ho una bella pelle. Allora, questo qui è il fondotinta da applicato, vedete che comunque arriva ad avere una coprenza media, non arriva a essere full, si intravedono comunque le imperfezioni sotto, però va a uniformare abbastanza bene, le macchie non le copre. Questa qui invece è una crosticina, non la va a coprire, ma è chiaro, vabbè. Direi che ha un finish comunque leggermente luminoso, però l'ho appunto già provato e ho provato a settarlo con la cipria. E devo dire che comunque con la cipria sono riuscita a utilizzarlo tranquillamente, cioè a tenerlo su tutto il giorno senza avere grossi problemi. È leggermente luminoso, ma non unto assolutamente. Appunto, risulta molto naturale sulla pelle, super sottile e come vi dicevo ha una consistenza parecchio acquosa, quindi non fa spessore e non pesa sulla pelle. Non sento di avere su un fondotinta in questo momento. Sempre della linea Tarte, sì, abbiamo anche il Power Flex Concealer, che è questo. Questo qui invece l'ho utilizzato più volte perché l'ho testato insieme a questo qui, ma questo mi è piaciuto un sacco, quindi ho continuato a testarlo nei giorni successivi. Il colore anche qui è 20N Light Neutral ed è leggermente scuro per i miei gusti, ma proprio di pochissimo. Cioè, vedete, io di solito uso un correttore molto illuminante, no? Però devo dire che di questo mi è piaciuta molto la consistenza, la coprenza anche e la texture, perché risulta molto molto sottile. Io vado a smuorlo con la Beauty Blender perché trovo che sia il metodo che va a rendere il tutto molto più naturale. Anche quando uso il pennello comunque poi vado sempre a passare la Beauty Blender perché trovo che vada a fondere molto meglio tutti gli strati. Questo correttore secondo me è molto molto bello. Ha coperto perfettamente, ma allo stesso tempo è molto sottile sulla pelle, non risulta assolutamente pesante. Risulta essere anche abbastanza idratante, non è per niente secco e non, quelle volte che l'ho provato non mi sembra che mi sia andato a segnare le pieghe. Anzi, di nuovo, cioè parliamo di prodotti che sto testando da poco tempo. Non vi sto dicendo è il mio preferito, però davvero molto bello questo qua. Per quanto riguarda il fondotinta, una cosa che non ho specificato è che è talmente sottile e acquoso che un po', cioè non va a levigare la pelle, anzi la texture comunque si vede sotto. Io per esempio ho molti puntini sotto pelle, non mi viene il nome esatto in questo momento, brufoletti sotto pelle diciamo, e comunque si vedono, risulta un po' segnato. Non è levigato in sostanza. Però, giusto per specificare, perché se avete una pelle come la mia, quindi con cicatrici, con qualche brufoletto, eccetera, questo non ve le va a evidenziare, però neanche ve le va a nascondere. Come bronzer vado ad utilizzare questo qui di Rare Beauty, che ho provato più volte. Questo nella colorazione Power Boost. L'ho testato e ritestato, è molto molto bello. Super cremoso, pigmentato e facilissimo da sfumare. Questo me l'avete già visto utilizzare, quindi vado un po' veloce, perché la parte interessante arriva al blush. E infatti, come vi dicevo, abbiamo dei nuovi blush da testare che sono questi qui di Huda Beauty, sono i nuovissimi blush in stick. Vi faccio gli swatches dei miei due preferiti al momento, che sono Perky Peach e di fianco ho messo Coral Cutie, così li potete vedere bene entrambi. Penso che andrò a utilizzare Perky Peach, che è quello che secondo me sfrutterò un po' di più, anzi sicuramente sfrutterò di più. E abbiamo da testare anche il nuovo pennello, sempre pensato per i blush, sempre di Huda Beauty, che è questo,
che ho provato una sola volta per adesso. Non mi è sembrato affatto bello, però lo riproviamo insieme e vediamo com'è. Applico il blush direttamente sul viso. Ovviamente potete scegliere voi come applicarlo. Se volete potete scaldarlo sul dorso della mano e poi applicarlo. Sì, confermo che questo pennello non mi piace neanche un po' perché punge tantissimo la pelle. Non so se lavandolo la cosa potrebbe migliorare, ma veramente le setole sono durissime sul viso. Addirittura mi fa male ancora la guancia, quindi vado con la Beauty Blender anche se assorbirò un po' di prodotto. Però il pennello veramente è proprio fastidioso sulla pelle. Invece per quanto riguarda il blush, penso si veda che sfumandolo sparisce parecchio. Ha un effetto super extra iper luminoso, quasi appunto, cioè siamo molto borderline per la mia tipologia di pelle, devo per forza metterci sopra qualcosa. E non sono estremamente pigmentati come potete vedere, cioè andandoli a sfumare comunque, anche col pennello andandoli a sfumare un po' sparisce il colore. Sto pensando di provare anche Coral Cutie, solo qui in alto, per vedere se anche questo non è così tanto pigmentato. Sì, praticamente è sparito anche questo. Ma sapete che non mi piacciono particolarmente? Perché, cioè, già il fatto di doverli passare così tante volte, non sono così tanto pigmentati. Di solito è un bene che non siano troppo pigmentati perché si passano più volte, però qui veramente l'ho passato già 3 volte. Comunque non si vede praticamente. Cioè, come non aver messo quasi nulla in sostanza. Super super luminosi, quindi se vi piace l'effetto è anche carino da vedere. Però vi dico, forse a questo punto, per spendere meglio i vostri soldi, vi direi di prendere quelli di Rare Beauty, se proprio volete qualcosa di costoso, un blush liquido comunque, perché con una sola puntina, cioè proprio con una goccia, fate tutte e 2 le guance, quindi vi dura una vita intera. Super pigmentati, colori bellissimi, non hanno questo effetto ultra luminoso. Se volete questo effetto luminoso, Charlotte Tilbury ne ha alcuni molto simili. Questo personalmente non penso faccia il caso mio. È carino, però non giustifica la spesa, secondo me. Ora andiamo decisamente a settare questo viso perché sono particolarmente luminosa in questo momento. Abbiamo da provare la nuova cipria di NARS, che è la Translucent Crystal, che fa parte della linea Light Reflecting, quindi della linea del nuovo fondotinta. È fatta così, vado a prenderne un po' con un pennellino. Wow! Vado a settare solo un lato del viso, così vediamo se fa effettivamente una bella differenza. Allora, differenza fra con e senza. Questo lato risulta molto più luminoso, controlliamo anche pori e cicatrici, da questo lato sono così. Da questo invece sono molto più piallati, molto meno evidenti rispetto a prima. Mi sembra che abbia fatto comunque un buon lavoro, forse è un filo secca per i miei gusti, ma proprio di pochissimo. Ha piallato un pochino i pori e le cicatrici qui, ma in questo punto qui ha leggermente messo in evidenza la texture della pelle, proprio qui. Vedete che si vedono tutti questi pallini? Ecco, di solito con la cipria, per esempio quella di Givenchy, non me lo fa. Anche Charlotte, la Airbrush Flawless, ha questo effetto, quindi va a piellare molti pori, ma allo stesso tempo non segna così tanto la texture della pelle. E se cercate qualcosa di low cost, il dupe di Charlotte Tilbury è quella di NYX, la Can't Stop Won't Stop, praticamente è identica. Quindi in sostanza l'effetto della cipria non mi dispiace, ma allo stesso tempo non è la mia preferita. Ora andiamo a provare un illuminante che testo per la primissima volta, che è il Pillow Talk Multi Glow di Charlotte Tilbury. È questo qui, il pack 10 su 10, veramente bellissimo, i dettagli sono spettacolari davvero. Vediamo però come si applica sulla pelle, perché quello è un punto di domanda. Io già vedo dei glitterini, quindi ho paura. Vado a mischiare tutto quanto e a cercare di prelevarne un po', tolgo l'eccesso e lo applichiamo esattamente qui. Super extra luminoso, però ci sono dentro dei glitterini. Oh, li vedete quando mi muovo? Il colore è veramente molto carino, è leggermente rosato, proprio pochissimo. Non penso possa essere un illuminante che userei tutti i giorni. Segna abbastanza la texture della pelle, penso si veda, non è ultra sottile. Col setting spray comunque, quando lo passate, risolvete il 99% dei problemi di un illuminante, perché lo andate a fondere meglio con la pelle. Però allo stesso tempo ci sono dentro questi piccoli piccoli glitter che io detesto. Ho passato un po' di setting spray di Urban Decay All Nighter, classico che uso sempre, e adesso direi che possiamo passare agli occhi.
Miei cari lettori, oggi abbiamo da provare la Pat McGrath in collaborazione con Bridgerton. È stupenda, il pack è carinissimo, veramente. Ovviamente il colore che ispira più di tutti è questo qui azzurrino, lo sappiamo tutti quanti, è questo qui. Mamma mia, bellissimo! Io direi che andiamo a utilizzare questo colore qui in basso che si chiama Plum Regalia. Voglio vedere anche lo swatch di questo qui. Che figo! Ok, dobbiamo provarlo. Vado a utilizzare un Nabla N204 e applico il colore nell'angolo esterno e nella piega. Ora prendo un Nabla N203 e vado a sfumare. E ripeto i passaggi finché non sono soddisfatta della pigmentazione. Mi aiuto anche con una Nabla N201 per scurire bene l'angolo esterno. Adesso vado a prendere questo colore brillantinato qui che si chiama Duchess Divinity e vado ad applicarlo sulla palpebra mobile. Oh wow! Stupendo! Raga, meraviglioso! Questo è veramente stupendo, anche se devo dire che mi ricorda tanto gli shimmer di Nabla. Forse quelli di Nabla sono ancora più luminosi perché hanno dentro più glitterini, però è veramente strabello, raga. Ripasso l'angolo esterno sempre con il colore che abbiamo usato prima, l'unico che abbiamo usato. Adesso vado a prendere questo colore, che ovviamente è quello che tutti noi vogliamo vedere indossato, e lo vado a provare in invece da questa parte. Oh mamma mia, questo fa qualche fallout in più, penso si sia anche visto, ma è molto bello, non si può assolutamente mettere in dubbio. E ripasso l'angolo esterno senza aggiungere prodotto. Molto bello, anche se devo dire che come texture preferisco questo. Applico il volume un po' di mascara, come al solito uso il Legendary Lengths di Avon. Comunque, per quanto riguarda questa palette, il colore opaco che ho usato è bello pigmentato, non ho avuto grossi problemi con le sfumature eccetera. Non è estremamente intenso, anche se stratificato tantissimo, comunque rimane un colore molto soft, però non è un nero che quindi va a creare chissà che dimensione. Vedete che questo penso sia il massimo della stratificazione possibile. Per quanto riguarda appunto la palette in generale, la qualità penso sia molto bella. Allo stesso tempo sono palette che costano tantissimo quelle di Pat, quindi prendetene una se volete prenderla che abbia uno schema colori che usereste sempre. Questa qui, vi dico la verità, io non penso che la userei così tanto, sinceramente, perché non ha all'interno dei colori che userei nel quotidiano. Sicuramente questo colore è una favola, è bellissimo. Però al di là della qualità proprio sono colori che nel quotidiano io non uso, quindi appunto compratela solo ed esclusivamente se la usereste. Sulle labbra direi che andiamo a provare questo rossetto liquido di Rare Beauty che non ho mai provato finora, che è nella colorazione Fearless, è questo qui. Voglio vedere com'è questo colore prima di applicarlo sulle labbra per capire anche che matita abbinare. Che soft! Mamma mia, è preciso a quello dei soft matte di NYX. Soft matte si chiamavano? Credo di sì. Sicuramente qualcuno di voi farà come faccio io ogni tanto, quando non so com'è il colore che sto per andare a indossare. Prima metto il rossetto e poi ci metto la matita e vado a disegnare i contorni con la matita. E praticamente facendo in questo modo, voi con la matita spostate il rossetto liquido, quindi andate, è come se andaste a disegnare i contorni con lo stesso identico rossetto liquido. Io confermo questa formula qui di Rare Beauty mi sembra tantissimo quella dei rossetti di NYX, praticamente identica, cioè proprio come consistenza, come feeling sulle labbra è uguale, che è una formula che a me era piaciuta parecchio, quindi non è assolutamente male. Ora ho dei glitter azzurri nei capelli. Bene, questo qui è il look completamente finito, mi allontano così non ho le luci così tanto vicine, potete vedere bene i dettagli. Ho passato il setting spray sulle guance così potete vedere l'effetto dell'illuminante di Charlotte con il setting spray passato e vedete che qui comunque si vedono alcuni dei fallout dell'ombrettino azzurro. Comunque appunto questo qui è il look finito, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, come sempre fatemi sapere qual è stato il prodotto che vi è piaciuto più di tutti. Questa volta sono molto indecisa sul mio perché ci sono tanti prodotti carini, ma nulla che mi abbia colpito particolarmente, forse il correttore di Tarte. Comunque spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, magari anche per capire dove spendere i vostri soldi, dove non spenderli, cosa vi ispira di più, che volete assolutamente provare. Vi ringrazio tanto per la compagnia e spero di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!